Era un Luigi sfollato napoletano che arrivano gli inglesi, lo trovate vestito in divisa, quindi sei una spia sostanzialmente, sì, spia. Sostieni di avere salvato Forlimpopoli. Sì, sì, che cosa raccontò questo Luigi? Questo qui raccontò con me. Io ho salvato Forlimpopoli perché avevo chiamati che dovevano bombardare Forlimpopoli, ma non il paese. Dovevano bombardare la Villa Gardi, perché la Villa Gardi aveva un viale lunghissimo di tigli che copriva tutto, come il viale della stazione di Forlimpopoli, tu ti mettevi lì sotto, tu non vedevi la strada. D'estate era freddo perché i tigli si coprivano tutti. Dov'è la Villa Gardi? La Villa Gardi è oltre la ferrovia, per andare verso Sant'Andrea. Ah, d'accordo. Detto, adesso bisogna girare per... E quindi perché dovevano, secondo lui, bombardare la Villa Gardi? Perché si nascondevano sotto, sotto i viali di Villa Gardi era pieno di carri armati tedeschi. Ah. E lui disse che aveva chiamato lui, segnalato che c'era una colonna di carri armati tedeschi sotto, sotto gli alberi di Villa Gardi, e gli inglesi venivano a bombardare. Quanto, sempre secondo il racconto che ha fatto sto Luigi, ha detto: sono io che ho salvato Forlimpopoli, perché noi avevamo già visto gli aerei che prima di buttare le bombe sparavano un razzo. Vedevamo un razzo uscire dalla squadriglia di aerei, un segnale che andava su. Probabilmente gli aerei girarono e andarono a scaricare le bombe verso Bertinoro. Io non credo che abbia colpito Bertinoro, la Bastia si era distrutta, che è l'appendice di Bertinoro. Lo sai dove è la Bastia delle Suore? No. Se tu vai nella terrazza di Bertinoro e guardi giù, c'è un campo sportivo e poi c'è un palazzo grande, che era la Bastia, che c'era le Suore. Quella fu distrutta dal bombardamento. Quella fu bombardata. Per quel che ti fu raccontato, lì stava il dottor Morelli. Lì la macchina del dottor Morelli, lui, quando andava da questo Morelli che lavorava, mi dice: era il dottor Morelli che è stato recuperato nella Bastia di Bertinoro. Dopo, quindi, in base a questa storia di Luigi, sarebbe stato sto bombardamento che questo Luigi, per via radio, perché non dirottò, perché non c'erano più carri armati a Villa Gardi, sarebbero andati a bombardare vicino a Bertinoro, danneggiando questa macchina da cucire che poi tu trovavi. Guarda, adesso lo raccontiamo a Giuseppe Morelli, a Pucci, e vediamo che cosa, se i suoi ricordi, se lui ha dei ricordi, se ha dei ricordi che sei in grado di confermare. Ecco, perché questo è quello che so io di quello che ti ha raccontato, chiaro, quello che mi ha raccontato. Certo.